Ventenni di tutte le età, bentornati a Ventenni Peperoni, la rubrica di cucina ispirata alle ricette del fumetto Disney. Il piatto che vi andiamo a preparare quest'oggi è la celeberrima torta di mele di Nonna Papera, un po' il simbolo di tutta la cucina del fumetto Disney. Per questa ricetta non ci siamo rifatti a una storia in modo particolare. La torta di mele è un piatto presente nell'immaginario collettivo di tutti noi. Non abbiamo trovato una storia in particolare che si rifacesse effettivamente a questa torta che oggi noi siamo qui a proporvi. Anzi, se qualcuno magari l'ha vista in qualche storia, ci linki la vignetta, ce la posti qui sotto fra i commenti. Tra l'altro, la ricetta che proponiamo è un po' diversa dalla classica torta di mele all'italiana, quella col pan di Spagna e i pezzi di mela dentro. Il fumetto Disney è ambientato in fondo in America, teoricamente. Proporremo proprio la classica apple pie all'americana. Più che una torta, è una sorta di crostata con una base sotto di pasta brisée, una copertura di pasta brisée e all'interno delle mele caramellate. Per preparare la pasta brisée ci occorreranno 125 g di burro. Mi raccomando, ben freddo. Vi consiglio di tenerlo circa 10 minuti in freezer. 250 g di farina 00 per dolci. Circa 3 o 4 cucchiai di acqua corrente ben fredda. Per preparare il ripieno invece della vostra mitica apple pie, ecco gli ingredienti che vi serviranno. Innanzitutto, ovviamente, le mele. Noi ne abbiamo prese 5 perché sono un po' piccoline, ma se ce l'avete un po' più grandi vanno bene anche 4. 80 g di zucchero semolato. Un cucchiaio e mezzo di farina di tipo 00 per dolci. Un uovo che vi servirà per spalmarlo prima di infornare la vostra torta. Che tra l'altro questo uovo qua l'abbiamo preso al mercato ieri, è fresco fresco, appena uscito dal portapiume della galleria. Il succo di mezzo limone e mezza scorzetta. E infine un po' di cannella, quanto ne volete, quanto ve ne piace. Passiamo alla preparazione della pasta brisée. In una ciotola abbastanza capiente mettiamo la farina insieme al burro, mi raccomando che sia ben freddo. Andiamo a mescolare il composto con le mani fino ad ottenere un impasto abbastanza sbricioloso. Andiamo a inserire nel composto 3 o 4 cucchiai di acqua fredda. Poco per volta, mi raccomando. E adesso prepariamo il ripieno per la nostra apple pie. Per prima cosa andiamo a sbucciare le mele. Per togliere il turstolo vi consigliamo di usare questo oggetto che non so come si chiami. Giulia, secondo te come si chiama? Non ne ho idea, però se lo sapete scrivetecelo nei commenti. Infatti, uno storsolo a mele, no? In ogni caso è molto comodo. Dopo aver storsolato la mela, andiamo a sbucciarla e poi la taglieremo in fettine non troppo sottili, mi raccomando. In una ciotola abbastanza capiente inseriamo le fettine di mela e roriamole con il succo di limone per non farle ossidare. Inseriamo la scorzetta del limone, lo zucchero, la farina e infine cannella a vostro piacimento. Mescoliamo con cura energicamente. Una volta trascorsa un'oretta in congelatore, tirate fuori la vostra pasta brisée e stendiamola su un ripiano con un mattarello. Adesso il nostro Mino ci illustrerà come fare. Per prima cosa, coprire il vostro ripiano con della farina, altrimenti si seccherà tutto e non è bene. Ora che la vostra pasta è qui sul ripiano, bisogna dividerla in due parti. Mi raccomando, le parti non devono essere uguali, ma una deve essere un po' più grande dell'altra. Ora prendete la pallina di impasto più grande, mettete da parte quella più piccola e iniziamo a stenderla.
Mino, da quando è che sognavi di assaggiare l'Apple Pie di nonna papera? Praticamente da sempre. Ogni volta che leggevo quelle storie tipo Paperino Paperotto, oppure quelle storie di cui Ciccio faceva qualche danno. Quando si vedeva la classica torta con l'aroma che si diffondeva nell'aria. Sì, quella che metteva fuori ad avanzare, arrivava sì. Ciccio e se la rubava. Sì, se la rubava. Beh, oggi finalmente potrai assaggiarla. Andiamo a stendere col mattarello il panetto più grande, dandogli la tipica forma circolare della apple pie. Foderare un ruoto con della carta da forno e inserirvi all'interno il primo strato di pasta brisè. Andiamo a versare il ripieno sopra il primo strato di pasta brisè. E poi ovviamente dobbiamo stenderla dentro. Esattamente così. In modo uniforme. Certo. Questa la mettiamo in seconda parte e dobbiamo stendere l'altra mila di impasto che ci è rimasto. Questa qua servirà a coprire la torta. A chiuderla. Esattamente. Deve essere quanto più tonda possibile. Sarà difficile farlo, però non deve essere un cerchio perfetto, non è che siamo giochi. Ma neanche qui. Un quadrato. No. Mettiamola. Esatto. Una giusta via di mezzo tra un cerchio e un quadrato. Ora andiamo a chiudere la nostra torta di mele con la parte superiore della pasta brisè. Eccola qua. Perfetto. Perfetto, calza come un guanto. Ci sta alla perfezione. Adesso possiamo utilizzare una forchetta per schiacciare i bordi e far sì che si chiuda. Uniamoli prima con le mani. Per far sì che le due paste brisè aderiscano bene tra loro. Forchetta. Prego. E andiamo a schiacciare i bordi in questo modo. Bene, siamo finalmente pronti per metterla nel forno. No, non è pronta. Ah no? No, dobbiamo prima andare a praticare i classici forellini che caratterizzano tutte le torte di mele della nonna. Quindi andiamo a fare questi taglietti, che devono essere più o meno al centro, non troppo grandi ma neanche troppo piccoli. Devono, diciamo, lasciare al ripieno lo spazio per respirare all'interno del forno. Ne faremo, credo, 5, sì, 5 taglietti. Prima di metterla in forno andiamo a spennellare con l'uovo intero, quindi mi raccomando sia il bianco che il rosso, mescolateli bene, amalgamateli e appunto con un pennello andiamo a spennellare la torta. Questo fa in modo che si crei una patina di croccantezza, questa luccicanza tipica. Esatto, esatto, deve essere un po' luminosa, ecco, e croccante. Adesso la vostra apple pie è pronta per essere infornata. Stavolta per davvero. E la mettiamo in forno per circa 45 minuti a 180 gradi, ma mi raccomando controllatela di tanto in tanto perché dovete fare attenzione che non si bruci ovviamente. Dopo che la vostra torta si sarà raffreddata per almeno una mezz'oretta sul davanzale, stando attenti che Ciccia non si ne preparaggi altrimenti sarà sgraffigna, a questo punto la vostra torta sarà pronta per essere gustata. Il nostro Mino andrà ad aspettare la torta e noi la assaggeremo proprio per farvi vedere la sua reazione. Ah! Esatto. Quindi faccio da cavia praticamente. Fa da cavia, esattamente. Spero di non fare guai rompendola magari. Dai, però è venuta bene. Meno male. L'aspetto sembra... Ok, spero di non fare disastri. Ora prendiamo un piattino. Com'è? È buona? Provala tu e dimmi. Sono davvero curiosa. Anche la consistenza è veramente molto molto buona. Sono davvero nonna papera. Ufficiale. 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 Buonissima. Beh, direi che ci siamo. Sì. Stop. E assaggiare pure tu, vai.
Innanzitutto le mele. Qui ne abbiamo 5, non 4. Matematica proprio zero. Ne abbiamo prese 4 perché sono un po' piccole. No, sono 5, sono piccole. Mi è morta la maestra in matematica, purtroppo. In terza elementare, ecco qual è il problema. Mi raccomando, ora il vostro omino. Sono di proprietà del mondo. Nessuno può legarmi a sé. E allora, gustiamolo. Lo sto portando così, ma che sto minacciando. Mangiati la torta!